insieme più forti, ma non solo sotto l'aspetto calcistico, ma sotto l'aspetto professionale, sotto l'aspetto preparato, perché come ricorda tutti è una missione importante quella comunque di fare un settore giovanile, e se ci uniamo le forze, uniamo tutto quello che sono le competenze delle società, sicuramente ne usciamo vincenti. Insieme più forti, è con questo motto che la Sansovino e il Pieve al Topo hanno deciso di unire le forze dando vita al vivaio più grande della Val di Chiana Aretina. Nasce da un pensiero per dare un servizio in più ai nostri bambini e poter avere delle persone ancora più qualificate per potergli dare un'istruzione sia sportiva che educativa migliore. Dal prossimo settembre i tesserati della società giallorossa e quelli del vivaio arancio-blu giocheranno così tutti sotto un'unica bandiera. Certamente è un momento importante perché due società di due comuni diversi si sono unite, hanno creato un ponte per creare una sinergia innanzitutto nell'interesse dei bambini, quindi è importante che questa società, come altre società che sono presenti comunque nel territorio di Civitella, sia nel campo calcistico ma in tutti gli sport, è importante promuovere quelle attività che promuovono soprattutto lo sport giovanile. Una realtà che potrà contare su 7 impianti sportivi, 2 segreterie, il servizio pulmini per gli spostamenti, ma anche uno staff per ogni squadra formato da tecnici qualificati. Noi speriamo di arrivare a un numero di 300-350 bambini e la cosa comincia a diventare importante. I bambini che sono a Pieve al Topo speriamo che tutti rimangano, i bambini che sono al monte, i ragazzi, tutti rimangano, e anche di avere numeri importanti a salire, nel senso nelle categorie più piccole, B2016-2015, si spera che il progetto, comunque, in cui noi crediamo tantissimo, abbia una buona risposta. Il calcio femminile hanno cominciato a Monte San Savino, quindi anche noi da settembre, per tutte le bambine che vorranno cominciare, saremo a disposizione. Resteranno invece autonome le squadre juniores e le prime squadre fuori da questo accordo.